Benvenuti a questo incontro per parlare di una tematica bella, importante, cinematografica, ma scientifica anche, no? Perché la prima cosa che viene in mente da questo libro, no? La prima cosa prima di leggerlo, cioè viaggiare nel tempo, no? Viandanti nel tempo, ti viene in mente subito The Time Machine, il film del 1960, no? Oppure più modernamente Il Ritorno al Futuro. Quindi queste cose molto 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 belle che vanno al di là della fantasia. Perché in questo libro, realizzato postumo da Giancarlo Barbadoro, viene pubblicato postumo da Giancarlo Barbadoro, Rosalba ha trovato appunto questa documentazione, questo libro quasi completamente fatto, no, da Giancarlo. E lui era un grande appassionato, amava moltissimo queste cose, amava i film di fantascienza, amava tantissimo appunto questa realtà nella irrealtà, io la chiamo, no? Queste tante dimensioni che possono esistere in questo mondo, perché poi il ritorno al futuro o immergersi nel passato, no? Quindi viaggiare nel tempo vuol dire proprio questo, no? E il libro io l'ho letto, è veramente appassionante, c'è tanta scienza, tanta ricerca che ha fatto Giancarlo. Come si diceva prima, con Rosalba non è uno scienziato, Giancarlo non era uno scienziato, era un grande scrittore, un grande ricercatore, ma non per questo non poteva scrivere un libro bellissimo, che io ho apprezzato veramente tanto. C'è la prefazione di Massimo Centini, che è veramente molto interessante, quindi direi veramente di leggerla per chi comprerà questo libro. Però darei la parola a Guido Barosio, qui con me c'è Guido Barosio, appunto direttore di Torino Magazine, e Rosalba Nattero, che non ha bisogno di presentazioni, perché è colei poi che è l'artefice della pubblicazione di questo libro. Guido, vuoi iniziare tu a viaggiare nel tempo, a far viaggiare i nostri lettori? Con grande piacere, devo dire che quando mi sono ritrovato tra le mani questo splendido inedito di Giancarlo, ho pensato che tra le mie conoscenze oggi probabilmente io individuo due categorie, quelli che hanno avuto il piacere e il privilegio di conoscere Giancarlo e gli altri no. Chi ha avuto questo grande onore ha avuto la capacità quasi per osmosi di prendere delle cose belle, le tante belle cose che lui ci trasmetteva a livello umano, ma in questo caso devo dire, forse non sorprendentemente, perché non c'è argomento di cui io non abbia avuto modo di parlare con Giancarlo che non sia stato per me una rivelazione nelle sue parole. Per me Giancarlo è uno scienziato in una forma diversa. A me è capitato di dipingerlo più volte come poeta, come sciamano, come guerriero, per le sue battaglie ideali, per il suo amore per la musica, è stato anche un grande musicista. La scienza non arriva per un percorso preordinato. Nessun grande protagonista della scienza, da Einstein a Hawking a chi volete voi, ha studiato da scienziato. Arrivano tutti da percorsi fondamentalmente diversi. Spesso hanno fatto anche per un periodo della loro vita altro, completamente altro. Poi a un certo punto hanno avuto quella capacità di mettere insieme la visione di un percorso, l'idea, con quella razionalità anche nuova, innovativa, perché la razionalità non è un quadro da appendere alla parete, la razionalità cambia con lo studio, cambia con la percezione, cambia con le idee, per arrivare poi però anche a darci qualcosa, perché quando io sento parlare, per questo che preferisco evidenziare Giancarlo Barbadoro come uno scienziato piuttosto che come un ricercatore, perché il ricercatore tante volte, per quello che ci guardiamo intorno, ricerca e non sempre trova quello che vorrebbe cercare nei suoi presupposti. Quindi ricerca con risultato non sempre danno una visione. In questo caso c'è proprio la capacità di vedere un tema assolutamente onirico per i più, perché se noi interroghiamo soggetti più diversi, gli parliamo di viaggi nel tempo, ci parlano i film più celebri, ci parlano, se hanno qualche reminiscenza letteraria, di Wells, ci parlano di questo, perché non capita se non
per periodi molto brevi, che non ci sia un nuovo film su un viaggio nel tempo, una pellicola di Netflix di pochi mesi fa è stato un blockbuster, e anche quella era una storia di viaggio nel tempo, perché i protagonisti erano lo stesso protagonista di tre diverse generazioni che per una serie di situazioni mirabolanti si trovavano sulla Terra. La fantascienza ci dà l'emozione dei viaggi nel tempo, però ci dà anche l'implausibile. In una intervista con Isaac Asimov, che io ho amato molto, Asimov diceva: mi chiedono come funzionano i miei veicoli spaziali, mi chiedono come funzionano le attrezzature, e qualche volta mi dicono: ma tu l'hai spiegato in un modo, però è impossibile che accada quello secondo la scienza. E Asimov rispondeva: ma io non devo parlare di scienza, io sono uno scrittore, deve stare insieme la storia. La storia mi piace, e allora io trovo le macchine adatte perché la storia possa essere raccontata. Ecco, il cinema ci ha sempre raccontato un po' la macchina del tempo, ci ha sempre raccontato i viaggi nel tempo in questa maniera, perché a un certo punto c'era qualche strumento particolare che, spiegato più o meno, ma tanto non era quello l'obiettivo, non era un documentario di National Geographic, faceva viaggiare avanti e indietro nel tempo i nostri protagonisti. Qua quel paradosso c'è, ma qua c'è la volontà di spiegare, se non tutto, moltissimo, facendo come sapeva fare Giancarlo, senza confini, cioè partiamo da Fetonte, dai druidi e dalle società più antiche della storia, la ruota come simbolo del tempo, per arrivare agli esperimenti della NASA più attuali e ai paradossi che qualche volta accadono e che ci fanno capire che questi viaggi del tempo non solo sono possibili, ma sono già successi, e probabilmente tante volte. E quindi ci sono 5.000 anni di storia dell'uomo in questo libro, con diverse spiegazioni e diversi approcci. E qua c'è questa meravigliosa trasversalità che per me è stata anche centrale nella figura di Giancarlo. Rosalba. Grazie Guido, hai espresso benissimo quello che era Giancarlo. Io ho avuto la fortuna di condividere con lui quasi 40 anni di ricerche, e quindi so benissimo quello che dicevi, praticamente mi coinvolge molto, perché è vero, io lo ritengo uno scienziato, Giancarlo l'ho ritenuto uno scienziato, forse il termine non è appropriato, però quello che ha espresso in questo libro, lui si occupava di tantissime cose, di tantissimi argomenti. Alcuni magari lo appassionavano più di altri, come ad esempio l'animalismo, la tutela degli animali, le intelligenze diverse, viste anche come difesa delle intelligenze diverse, degli esseri senzienti, oppure le battaglie che faceva l'ONU per difendere i luoghi sacri. Ma ci sono dei temi che lo interessavano moltissimo, e uno di questi sono proprio i viaggi nel tempo, perché i viaggi nel tempo, tutto sommato, noi stiamo già facendo un viaggio nel tempo in questo momento. In queste mie stesse parole, noi stiamo già nel futuro, cioè non esiste, tutto sommato, quello che mi ha trasmesso Giancarlo è che forse non esiste neanche il presente, perché è già passato e siamo proiettati verso il futuro. Già questo sbiella moltissimo, perché lui vedeva il viaggio nel tempo, che tra l'altro in questo libro lo ha affrontato da tanti punti di vista, anche scientifici, c'è una bibliografia che è spaventosa, è tutto documentato, però lui vedeva come i viaggi nel tempo possono far vacillare la nostra percezione della realtà. La nostra percezione della realtà è basata su assiomi, è basata su regole, no? Ad esempio la freccia nel tempo: noi nasciamo e moriremo, è scontato che moriremo, stiamo come attraversando un treno, siamo su un treno che va verso un obiettivo, verso un traguardo, che è la morte. Mi spiace dirvelo, ma è così. E Giancarlo vedeva questo traguardo come una sorta di viaggio, che però non è detto che finisca tutto con la morte. Magari, secondo la visione sciamanica, ci sono delle realtà che possono anche continuare, ma questo è un altro
argomento. Diciamo che a livello filosofico questo libro ci offre tantissimi spunti, ma anche scientifici, perché lui sosteneva, io credo che Giancarlo a modo suo abbia fatto un viaggio nel tempo. Lui sembra, si esprimeva come un viaggiatore del tempo. E a modo suo credo che abbia compreso la, come vacilla la nostra percezione della realtà se noi ci paragoniamo a un viaggio nel tempo. Cioè il viaggio nel tempo, tutto sommato, è già stato teorizzato anche da scienziati come Hawkins, Stephen Hawkins. E quindi se in un futuro si arriverà a fare dei viaggi nel tempo, vuol dire che il viaggio nel tempo, i viaggiatori del tempo ci sono già adesso. Così come diceva Guido, magari ci sono già stati anche nel passato dei viaggi del tempo. E quindi tutto questo fa vacillare la nostra percezione della realtà, perché noi siamo proiettati verso questa dimensione passato, presente, futuro, ma cosa saremo domani? Non ce lo chiediamo. Cosa possiamo essere domani? Ci sarà, parla anche di questo il libro, ci sarà un nostro io realizzato nelle nostre potenzialità massime? E sempre nel libro parla anche di questa ipotesi affascinante. Come poter comunicare con questo io che è già realizzato? Magari ci può dare delle indicazioni anche per continuare a proseguire verso un'evoluzione, no? E questo, tutti questi temi sono molto affascinanti. E Giancarlo li ha affrontati con un rigore, come diceva Guido, con un rigore scientifico, ma anche parlando di sciamanesimo, parlando di miti, parlando di miti e leggende, e perché tutto questo fa parte di una sua ricerca. Lui faceva parte, lui ricercava sui viaggi nel tempo e lo faceva con rigore scientifico. Tutto questo ci porta a considerare che noi siamo dei viandanti, stiamo già viaggiando nel tempo e siamo dei viandanti che comunque devono seguire dei binari ben precisi. Ci sono delle regole in questo videogioco, come lui definiva, ci sono delle regole ben precise. Non possiamo superare la velocità della luce, non possiamo uscire dal percorso del tempo, dalla freccia del tempo. Ma tutto questo cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che magari esista qualcos'altro oltre tutto questo, è quello che Giancarlo ipotizzava, che ci fosse una realtà che va oltre, no? E ne parla Giancarlo di questo, ha fatto anche degli schemi molto belli su questo, su un altrove, un eventuale altrove che si colloca al di là dello spazio-tempo. Perché anche lo spazio-tempo è una misura umana, tutto sommato. Chi lo sa che non ci siano altre creature che magari, probabilmente ce ne sono, che vivono al di là di questo spazio-tempo. Quindi il discorso è molto complesso, molto interessante, esprime benissimo quella che era la figura di Giancarlo. È una figura eccezionale che noi tra l'altro, voi proprio qui abbiamo Gino e Guido che fanno parte del Collegio dei Saggi del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, perché abbiamo messo in piedi questo centro studi per continuare nelle sue ricerche. Io ho qui l'elenco di macro categorie di ricerche che abbiamo intenzione di portare avanti nel centro studi. Sono quattro macro categorie di cui Giancarlo si occupava, ognuna di queste però ha un sacco di infinite altre categorie. E una è esobiologia, un'altra è ecospiritualità, un'altra ancora scienza di confine e un'altra archeologia e mito. E questo centro studi ha tutte le intenzioni di continuare, così come è possibile fare convegni. Qui abbiamo un'altra persona, Anna Maria Bonavoglia, che fa parte del Collegio dei Saggi. E abbiamo tutte le intenzioni di fare in modo che tutte le sue ricerche non muoiano, perché tra l'altro, come diceva Guido, o forse Gino, questo libro era già scritto, me l'ha già lasciato Giancarlo, già scritto. Ma così come c'è questo libro, ce ne sono infiniti altri argomenti che lui mi ha lasciato, e abbiamo tutte le intenzioni di farli vivere questi argomenti, anche perché
Le ricerche a cui si appassionava Giancarlo sono ricerche che vanno oltre il convenzionale. Quando si parla di cultura, a volte si parla di una cultura grigia, stantia. Giancarlo invece vedeva la cultura come una ricerca continua, una ricerca senza paletti ideologici, una ricerca libera. E questo è un certo spirito che noi vogliamo perseguire. Noi come Centro Studi Giancarlo Barbadoro abbiamo tutte le intenzioni di perseguire questo spirito di ricerca, senza confini, senza quello che viene definito pseudoscienze, con tutta l'accezione negativa del termine, perché la ricerca non deve avere confini. Gli scienziati seri non hanno confini, se no non avrebbero mai scoperto niente. Ecco, abbiamo tutte le intenzioni di continuare a far vivere questo spirito. Ma una cosa molto bella che ho trovato interessante in questo libro è la mitologia che Giancarlo ha impresso, no, nei viandanti del tempo. Io vi dico solo alcuni titoli di alcuni paragrafi. Odino, il signore degli dei che dominava sul tempo. La leggenda irlandese di Ossian, l'eroe che viaggiò attraverso il tempo. E poi ancora la leggenda del re Erla, un viaggiatore del tempo. Ed ancora la leggenda del druido Elrado che viaggiò nel futuro. Quindi questo assume anche l'aspetto di un libro che ha tanta storia, che ha tanta mitologia. Non c'è solo la scienza. E quindi si vede appunto che i viandanti del tempo appartengono non all'oggi, al futurismo dei film nati dagli anni 50 ad oggi, ma molto prima. E questo è veramente importante, Guido. L'uomo di cultura, il vero uomo di cultura, non erige barriere, ma crea per sua natura delle colleganze. La cosa sorprendente in questo percorso, ma per tutti noi, e siete tanti anche voi che l'avete conosciuto, di Giancarlo, stupisce sempre, dell'uomo di cultura vero, quale lui era, la capacità di creare delle colleganze. Un filo, il libro ti prende per mano all'inizio, poi si toccano questi grandi aspetti mitologici di storia antichissima che ricordava prima Gino, poi si arriva a questi diagrammi dove lui disegna gli aspetti forse più tecnici legati a questo passaggio del tempo, a una serie di esempi anche contemporanei, alcuni dei quali persino con risvolti umoristici, perché c'è questo personaggio che si chiama John Titor che viene a un certo punto raccontato nella sua parabola, che poi alla fine nessuno sa se sia esistito, se non sia esistito, dove sia finito, eccetera eccetera, però si presentava nella rete come un viaggiatore nel tempo, e in tutta una serie di osservazioni che venivano fatte dimostrava di sapere in anticipo delle cose, non tutte ma alcune, ed è la cosa forse che più ci intriga psicologicamente, al di là del percorso scientifico e legato ai miti ancestrali, è che il viaggio nel tempo ci pone degli interrogativi, ci pone dei dubbi che qualche volta anche la cinematografia ha sfruttato, la letteratura anche. Mi viene in mente quel romanzo di King dove il protagonista torna indietro nel tempo perché trova una porta e vuole impedire che venga ucciso Kennedy, perché se fosse ucciso Kennedy tutto il mondo andrebbe in una determinata direzione, ma lui cerca di evitarlo, e in quel caso il tempo gli si ribella contro, perché in alcune varianti dei viaggi del tempo ci viene impedito di agire. Perché cos'è che noi possiamo pensare? Possiamo pensare che viaggiando nel tempo conosceremo i risultati delle squadre di calcio, sapremo se la borsa va su o va giù, quali titoli vanno meglio, quali sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Sono queste le cose. E fino a che punto noi possiamo eventualmente intervenire perché queste cose cambino, in maniera di tornare e approfittare in una qualche maniera di questi risultati, a fin di bene e qualche volta no. Poi c'erano anche esempi, diciamo, nella storia del pensiero quelli che a un certo punto spiega anche Giancarlo, legati a noi stessi. Se andando nel passato io incontrassi mio padre, mia madre, incontrassi me stesso più giovane, se facessi qualcosa che potesse uccidere queste persone, allora io non ci sarei più, perché io sono la conseguenza presente di azioni passate, e intervenendo nel passato io posso a catena
complicare la mia esistenza e quella di milioni di altre persone, anche senza fare nulla di straordinario, anche senza evitare che muoia Kennedy. Ecco, è bello che ci sia in questo libro anche questo paradosso, questo gioco, perché è un gioco della mente che ci fa capire quanto in fondo il tema non sia solo scientifico, ma è un tema che tocca la morale, che tocca la religione, che tocca il nostro modo di interpretare la realtà. Quando Giancarlo parla di due gemelli che vanno nello spazio e se vanno alla stessa velocità dopo un certo numero di anni splittano, quindi sì, quando tornano quello che ha viaggiato a una velocità maggiore torna molto più vecchio rispetto all'altro, quindi uno avrà 36 anni e l'altro ne avrà 104, e questo non è un calcolo onirico, questo è un calcolo reale, semplicemente non possiamo ancora verificare oggi se quella cosa andrà effettivamente così, quando accadrà, però forse un giorno accadrà. E quindi tante cose cambiano. Il viaggio del tempo non è semplicemente la macchina di Well che gira la ruota, anche se ci ha fatto sognare nei film e nel libro. Il mio è un consiglio di lettura proprio perché si esplora, è raro esplorare tematiche così complesse con un linguaggio così godibile, come vi dicevo prima, con la capacità di prenderti per mano, perché probabilmente anche i grandi sciamani, e Giancarlo lo è stato, avevano questa capacità qua, di farti fare le cose senza spaventarti, esatto, senza respingerti, ma invece accogliendoti. Esatto, è uno stimolo continuo. Sì, i viaggi nel tempo è indubbio che facciano sognare, perché tutti quanti lo vediamo dalla fantascienza, chi è che non ha seguito Star Trek, anche lì si parla di viaggi nel tempo, o film, Ritorno al futuro, eccetera. Tutto sommato anche Sliding Door, perché Giancarlo affronta anche il tema della multidirezione dell'universo, cioè gli universi paralleli. Cosa ci fa scegliere se andare in una direzione o in un'altra? E in quel caso che cosa succede? Ci saranno altri noi stessi che vanno per un percorso o per un altro? E tutto questo è affascinante, perché questo rivela anche quanto poco sappiamo veramente della nostra esistenza. E questo forse è quella, la cosa più sconvolgente di questo libro, perché io so che persone, me compresa, che l'hanno letto, sono rimasti un po' sbiellati, sono rimasti sbiellati come se fossero entrati in una dimensione parallela che ti pone talmente tanti interrogativi che rimani un po' sconcertato, no? Perché ti accorgi che la realtà ha un limite, abbiamo dei limiti di misurazione proprio della realtà, e quindi bisognerebbe cercare magari una realtà più vera. E questo potrebbe essere anche una spiegazione, una indicazione che ci dà Giancarlo. Sì, ma poi è un libro pieno di curiosità, io amo le curiosità, no? Le curiosità invogliano a leggere, e quindi quando leggi un capitolo sull'anomalia del film Il circo di Chaplin, dice tutto veramente e ti invoglia a leggere questo libro. Non voglio dirvi cosa dice questo, perché è giusto che prendiate il libro e lo leggiate, però è veramente bello, come per esempio Il primo viaggiatore del tempo della nostra epoca risale al 1865, ed è reale questo, ed è veramente reale. È un tizio, praticamente un alpinista, che salì sul monte Cervino in Italia, puntini, 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 perché non vi dico nulla. Sarebbe assurdo, no, se mi dicessi queste cose. Però quello che mi piace di questi libri sono gli esempi, perché uno può anche scrivere tantissime cose, ok? Però poi Giancarlo va a pizzicare degli esempi reali, veri, veri, fatti di cronaca, no? Perché per esempio la questione del film di Chaplin uscì su tutti i giornali nel 2010 addirittura. Poi fecero un restauro addirittura di questo film, di questo spezzone, che poi andrete a leggere cos'è, eccetera, eccetera, e si vide bene la realtà di questa cosa che non vi dico. Scusate, è così. Guido. Beh, sicuramente la capacità dell'autore è stata quella di mettere insieme
scegliendo tra le tante, tantissime potenziali storie, quelle che erano più efficaci e anche quelle che potevano essere più affascinanti. Probabilmente qualcuno di voi si ricorda un film di qualche anno fa che era Men in Black, dove veniva chiesto come facevano i protagonisti, questi agenti segreti che ostacolavano i mostri che arrivavano dallo spazio, i demoni, eccetera, eccetera. Ma noi guardiamo sui giornali, ma come guardiamo sui giornali? Queste cose non ci sono sul New York Times, sul Los Angeles Post. Sì, ma noi non guardiamo quei giornali lì. Noi guardiamo i giornali, quelli che si trovano dalle parrucchiere, quelli trash, perché lì, che quando c'è la notizia che tutti gli altri dicono sarà sicuramente una corbelleria, e noi invece andiamo a vedere e poi è successo esattamente quello. Perciò saper scegliere e saper andare a cercare e mettere poi insieme in un'unica lettura questo progetto di pensiero è sicuramente uno dei meriti di Viandanti del Tempo. Ha ricordato bene Sliding Door prima, Rosalba, anche perché noi, tutti noi, in fondo, anche in un microcosmo quotidiano come il nostro, siamo Sliding Door, ma siamo anche Match Point, quell'altro film bellissimo di Woody Allen, dove la pallina può toccare il nastro e, indipendentemente dalla volontà o dalla capacità del tennista, cade da una parte e cade dall'altra. Era una metafora, perché nel film succede che le vicende del protagonista a un certo punto vanno malissimo per episodi assolutamente trascurabili e non dipendenti dalla sua volontà, come nel titolo del romanzo di Kundera, dove l'insostenibile leggerezza dell'essere, proprio perché la nostra vita è insostenibile in quanto è leggera. Noi possiamo fare le cose più incredibili per ordinarla, e poi c'è la pallina che cade sempre sulla striscia del campo da tennis. Se voi provate a pensare a quali piccole circostanze nella vostra vita hanno provocato in realtà dei rivolgimenti assoluti, neanche immaginabili, magari dettati dal fatto che quel giorno siete usciti 2 minuti dopo o 2 minuti prima da casa, che siete andati a prendere un caffè o non l'avete fatto. A me è capitato qualche volta di pensare a questo e di rimanere quasi stregato da questo brivido di eventi che poi ho visto davanti a me e ho detto, la mia vita è diventata così. Per esempio, la mia vita è diventata così perché un giorno sono andato a una conferenza stampa con un'amica e non ci dovevo andare. E tutto è cambiato, sono diventato giornalista di turismo, ho cominciato a scrivere su questi temi. Ha cambiato la mia vita, una decisione totalmente minimale. Io penso che ciascuno di noi ne covi forse anche più di una, e questi sono un po' i nostri viaggi nel tempo. Quelli dove a un certo punto la porta tocca da una parte o dall'altra, e noi dobbiamo avere un messaggio, mi è rimasto da questa lettura, anche l'umiltà e l'umanità per accorgerci di tutto questo nonostante tutti i nostri impegni. C'era un grande personaggio della storia della fede, che era Sant'Ignazio di Loyola, che rispose a una domanda su cosa lui faceva quando la vita gli imponeva delle scelte importanti. E lui diceva, io devo fare tutto metodicamente, devo applicarmi con tutta la mia razionalità, devo dedicarmi a ogni aspetto di tutto quello che faccio. E quello che parlava era un santo, una figura della fede, solo che lui a un certo punto si interrompe e dice, poi dopo che ho fatto tutto questo, io mi metto a pregare come se tutto quello che ho fatto non fosse servito a nulla. Ed è un modo anche per capire, secondo me, come bisogna, è bello leggere questo libro e pensare, ma è bello, secondo me, leggere questo libro e lasciarsi anche andare, perché ci fa capire tutto quello che è scritto in queste pagine, che noi siamo padroni del tempo, come possiamo pensare qualche volta, solo per un decimo in realtà di quello che immaginiamo. Tutto il resto dipende da altri aspetti e li dobbiamo guardare con rassegnazione, anche ottimismo. È verissimo. Questa indeterminatezza che porta, forse è questo lo stimolo più grande di questo libro, farci capire che tutto sommato la nostra realtà
limitata, il nostro potere decisionale è limitato. Sì, certo, possiamo migliorare la nostra vita e migliorare anche quella degli altri, se ci impegniamo, e io credo che Giancarlo suggerisse proprio questo, però tutto sommato abbiamo dei limiti, questi limiti, l'altro suggerimento che Giancarlo ci dava è andare oltre questi limiti, andare a cercare qualche cosa che sia più reale, e questo lo faceva, lui proponeva la meditazione per questo, non le religioni, perché le religioni ci danno dei dogmi ma non ci danno delle certezze, invece lui suggeriva di andare oltre questa dimensione. E tra l'altro una cosa che guardavo leggendo il libro è un altro suggerimento che dava Giancarlo, è quello delle famose capsule del tempo, non so se ne avete già sentito parlare, no? Le capsule del tempo sono degli esperimenti che possono dare proprio l'idea del viaggio nel tempo, cioè mettere insieme in uno scrigno degli oggetti, seppellirli e poi riscoprirli magari 100 anni dopo, io direi anche 10 anni dopo, perché 100 anni dopo magari non ci siamo più, ci saranno i nostri eredi e quant'altro, però l'idea di vedere quanto possiamo essere cambiati, ad esempio anche solo scrivendo un diario e lasciandolo lì per 10 anni, è una cosa sconvolgente, perché dimostra quanto noi cambiamo continuamente nel tempo, noi abbiamo tante personalità, abbiamo tante facce che magari ogni volta ce ne mettiamo una diversa perché abbiamo a che fare con i colleghi, con gli amici più intimi, con le persone, con il partner di coppia, eccetera, ma abbiamo un io che è più intimo, che è quello che corrisponde maggiormente a quello che siamo noi, che magari non, magari ce lo nascondiamo pure anche un po' a noi stessi, però questo io è quello che, come dire, che si sviluppa nel tempo, perché se no impazziremmo, se no non potremmo stare dietro a tutte queste personalità. E quindi questa capsule del tempo, io suggerisco di farlo, questo esperimento, di mettere un attimo un diario personale in questo momento attuale, metterlo lì e lasciarlo lì per 10 anni, poi vedere come siamo cambiati. E questo è un esperimento interessante. Assolutamente, ma poi voi immaginate una cosa, no? Cioè, il viaggio nel tempo vuol dire passare da una dimensione all'altra, velocemente, a seconda della velocità, no? In questo momento noi siamo qui, seduti in questa stanza, ma 4-5 anni fa al posto vostro c'erano altre persone. Voi immaginate, se si tornasse indietro nel passato in questo momento, qui ci sarebbero altre persone. Sì. E quindi è un'altra dimensione, cioè noi stiamo vivendo la stessa cosa. Fra 5 o 6 anni qui ci saranno altre persone, ma voi potreste vederle o no queste persone? Questo è un paradosso, uno dei tanti paradossi del viaggio del tempo, perché ad esempio girando per una città, guardandomi intorno, a me viene da chiedermi: cosa succede tra 50 anni? Ci saranno ancora tutte queste persone? Io stessa non ci sarò più, probabilmente. E questo dà l'idea proprio di quanto sia effimera la realtà in cui viviamo. Non parliamo poi dei paradossi che citava Guido, cioè cosa succede andando indietro nel tempo? Troveremo noi stessi? Troveremo un altro noi stessi? Quello è un paradosso, no? Troveremo, magari uccideremo... Così, se uccidiamo nostra madre o nostro padre non ci saremmo neanche più, cioè tutti i paradossi che si pongono, il problema si pone nel cosiddetti viaggi nel tempo. E poi comunque, Rosa, da quello che citavi tu prima, se noi prendiamo un vecchio diario nostro, magari scritto nell'elementare o nelle medie, ci mettiamo a leggerlo, noi ritorniamo nel passato comunque. Sì. Quello è il nostro passato, è un viaggio nel passato reale, per carità, non si viaggia attraverso dimensioni, però io penso che viaggiare attraverso le dimensioni sia possibile, d'altronde ci saranno delle macchine del tempo che saranno state utilizzate già. Quindi, è possibile, sicuramente noi molte volte creiamo nel nostro tempo
un senso di assoluto. Quindi se si imparerà a viaggiare nel tempo, in modo che tutto questo sia documentato e visibile, accadrà, non so, nel 2025 negli Stati Uniti, in Russia. Già accaduto, però. Esatto. Noi siamo portati a pensare a questo, che questa cosa fino adesso non è ancora stata ben codificata, ma ci sarà un momento in cui in diretta streaming mondiale questa cosa che è una pura illusione, nel senso che se questa cosa è possibile, come viene detto più volte nel libro, vuol dire che è sempre stata possibile e sarà sempre possibile, magari con strumenti diversi. Non esiste un solo modo per viaggiare nel tempo, ci sono i viaggi nel tempo. Uno è quello che facciamo noi durante la nostra vita, sempre. Diciamo che il biglietto per un viaggio nel tempo è garantito, ed è quello che ci fa nascere e ci fa percorrere un pezzo della nostra vita con le proprie esperienze. E il ricordarle e il metterle in ordine è il miglior modo per poter garantire dignità a questo viaggio nel tempo. Dopodiché ci possono essere delle macchine, delle porte, delle dimensioni che a un certo punto si aprono, perché può anche non essere necessario un attrezzo, e infatti si parla anche di questo. Il viaggio nel tempo può essere anche il viaggio nel tempo che a un certo punto ti porta o ci porta qualcuno da qualche altra parte, perché se i viaggi nel tempo sono sempre stati possibili, noi conviviamo già con dei viaggiatori del tempo. Esatto. E quindi questo tipo di realtà si va a sommare alla nostra, come anche molto positivista e, se vogliamo, un po' semplicistico il fatto di dire: bene, viaggiamo nel tempo e capitiamo esattamente nella Parigi della Rivoluzione Francese, capitiamo, e magari tutti quelli che viaggiano nel tempo non sono degli umili contadini o dei servi della gleba, ma hanno sempre quasi un ruolo, quindi rinascono guerrieri, condottieri, sovrani, principesse, eccetera, perché se viaggio nel tempo poi là qualcosa di importante devo fare. Come la reincarnazione, no? Che uno non si reincarna mai in una mosca, per dire. No, oppure appunto, cioè, quello devo passare alla storia, non solo passo nel tempo, ma passo anche alla storia. Mentre invece bene bene non sappiamo. E io penso anche, e sicuramente in questo libro questo mood c'è, che ci possono essere viaggi nel tempo in tempi e in situazioni completamente differenti. Non è che c'è una sola linea che ci porta in un futuro che è la conseguenza del nostro presente, o in un passato che è la conseguenza del nostro presente. Presente che, peraltro, come abbiamo già anche detto prima, il presente non c'è. Non c'è. Perché nel momento in cui io dico non c'è, il non è probabilmente nel passato, il c'è è già nel futuro, e forse per un battito di ciglia c'è il presente. Esatto. Ma poi quello che dicevi tu giustamente è che non deve esserci per forza un macchinario per viaggiare nel tempo. Quando uno va a dormire, il sonno è già un viaggio nel tempo, perché ti porta in altra dimensione. E lì ci addentriamo ancora in una dimensione ancora più complicata, perché chi è che dice realmente quanto la capacità del sonno e del sogno dove ci porta e qual è la realtà vera tra il sogno e quello che viviamo tutti i giorni. Infatti Giancarlo diceva anche, suggeriva anche questo, che non c'è molta differenza tra il sonno e la veglia, perché quello che produce il cervello, il sogno diurno equivale al sogno notturno. Vedo che stiamo affrontando delle tematiche che in fondo questo libro che trattava, ma che questo libro ci spinge a trattare questo vacillare tra sogno e realtà, tra reale e non reale. E la realtà è reale. Vi aggiungo un appunto di lettura, che forse in un libro di questo genere è particolarmente significativo. Allora, sicuramente un viaggio nel tempo che ci accompagna per tutta la vita è proprio la lettura. La lettura, perché ci fa conoscere cose scritte ieri, oggi, e ci fa conoscere Omero, cioè, quindi possiamo andare lontanissimo indietro nel tempo. Ma questa non è una riflessione mia, la copio da Houellebecq, che è un grande scrittore francese, che diceva nel suo penultimo libro che quando si legge un romanzo o un saggio, noi dobbiamo sempre renderci conto che quella è l'unica forma che ci permette di addentrarci nella mente di quella persona, seguendone, lui usava una metafora
molto simbolica e affascinante, seguendone i percorsi e seguendone le stanze. Perché noi in realtà quando leggiamo, la prima impressione visiva è leggere il nero sul bianco di una pagina. In realtà noi ci addentriamo all'interno. In realtà noi ci addentriamo per dei corridoi, per delle stanze, saliamo delle scale, scendiamo delle scale, siamo in una casa, siamo in un luogo abitato e ci muoviamo. Quel posto dove ci muoviamo è la mente di un uomo che ci ha raccontato quello che noi in quel momento stiamo comprendendo e stiamo seguendo, e che nella maggior parte dei casi quell'uomo non è più con noi in questo momento sulla terra, ma ci permette di condividere questo viaggio, questa esperienza. Quindi noi entriamo nella mente di Omero, come entriamo in quella di Dante, come entriamo in quella di Conrad, come entriamo in quella di Giancarlo. Chiaramente se il percorso è interessante, quindi se chi scrive non vuole essere solo opera di intrattenimento, ma vuole dirci veramente qualcosa, noi abbiamo questa possibilità straordinaria, che è legata sicuramente ai valori del tempo e ai valori della mente, che è quella di entrare ancora nella testa, nell'anima di quella persona, seguendo un percorso, come se lui fosse ancora con noi. Io direi di concludere qua, Rosalba, ringraziando innanzitutto Giancarlo Barbadoro, che ha lasciato questa bella testimonianza con un applauso. Non si fa mai. Farei chiudere a Rosalba. Io non posso che chiudere con la speranza che tutto questo rimanga vivo, perché è l'unica nostra possibilità di fare una ricerca libera, così come ci siamo presupposti, ci siamo preposti noi come ricercatori del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, e sono i miei compagni qua vicino, sanno benissimo che vogliamo portare avanti questo stile di ricerca, perché è l'unico modo per colorare la realtà, in questa realtà che ci vogliono mostrare così grigia, ma in realtà non è così grigia. Grazie.